Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di come raddoppiare le vendite sul tuo account Amazon. Per chi non mi conoscesse, io sono Mattia Bergerio di Nessuno E-commerce, mi occupo per l'appunto della vendita su Amazon da ormai più di 7-8 anni, insomma sono abbastanza un veterano. Ma prima di andare e spiegare in maniera concreta come aumentare le vendite sul proprio account su Amazon, andiamo a vedere un grafico secondo me molto importante. Come potete vedere su questo grafico qui pubblicato da questo sito molto rilevante per quanto riguarda le statistiche, ci indica quello che è il fatturato per l'appunto di Amazon nella parte marketplace nel corso degli anni. Vedete come aumenta in maniera dismisurata. Dal grafico si evince per l'appunto che dal 2014 Amazon fatturava sotto i 100 miliardini di dollari annui. Adesso nel 2021 siamo arrivati quasi a 500 miliardi di fatturato, che è equivalente al PIL della Lombardia, per avere un'idea in grandi linee, che è equivalente al PIL della Grecia, quindi dimensioni piuttosto importanti. Ma come è suddiviso questo fatturato, che è tra i vari marketplace di Amazon? Se vedete, quello blu, questa fascia qua azzurrina, sono gli Stati Uniti. Quindi la parte del leone nel fatturato di Amazon sono per appunto gli Stati Uniti. Poi dopo c'è la Germania, che ha un bel fatturato di 37 miliardi. Poi abbiamo il Regno Unito, ovviamente, con la penetrazione molto importante di 31 miliardi, ok? Poi c'è il Giappone come terzo classificato, che adesso siamo circa sui 23 miliardi, e poi c'è il resto del mondo, ok? Quindi noi in Italia cosa siamo? Siamo per appunto nella parte del resto del mondo, cioè nel senso, se noi adesso stiamo gongolando magari nei nostri 200-300 mila euro di fatturato che abbiamo in questo momento e siamo focalizzati solo in Italia, se decidessimo di entrare in altri stati avremo la possibilità di appunto raddoppiare o triplicare il nostro fatturato. Infatti, per chi ha già sperimentato, ok, e ha una struttura dietro, già l'apertura del pan europeo, ok, per chi non lo conoscesse, è quel servizio di Amazon che permette di spostare i prodotti in maniera automatica nei vari centri logistici all'interno della comunità europea e di vendere quei prodotti come Prime, ha un aumento solo l'attivazione di un 20-30% del fatturato annuo. E quindi è inutile, ragazzi, che siamo qui magari a pensare no, l'Italia va male, no, bisogna fare questo, no, ci sono questi problemi qua. No, dobbiamo pensare a ingrandire il nostro business e andare a prenderci fette del mercato dove effettivamente magari il mercato è ancora più grande. E questi sono i numeri che ce lo dicono, che cioè l'Italia fa la figura della mezza pipa, perché il mercato magari dove siamo noi a livello italiano in Germania può essere il doppio, può essere 7, 8 o 10 volte in più relativo agli Stati Uniti. Ovviamente alt, bisogna capire se il nostro prodotto va o non va all'interno di Amazon. Ma prima di andare a vedere questi aspetti e come si fa a capire se il prodotto va o no all'interno di Amazon, andiamo a vedere una cosa all'interno di Amazon stesso. Vedete, qui ho la possibilità all'interno del mio Seller Central di poter vedere che con un unico account ho la possibilità di potermi orientare in vari account, vedete? A livello americano ho possibilità Stati Uniti, Canada, Messico. Ho la polarità, la possibilità di aggiungere tantissimo anche qui a livello europeo. Ho aggiunto di recente il Belgio, Amazon. A livello di Pacifico, quindi il Giappone, l'India, l'Australia, Singapore, Medio Oriente, Nord e Nord Africa, anche qui, Arabia, Egitto, Emirati Arabi. La domanda insomma che mi dovete chiedere adesso è: ma Mattia, allora, abbiamo visto che c'è una grossa ciccia negli Stati Uniti, c'è una grossa ciccia per quanto riguarda anche il mercato tedesco o il mercato per esempio inglese, ma noi in contrapposizione potremmo dire: ma se noi entriamo per primi in specifici mercati potremmo prenderci per primi la posizione all'interno di Amazon e vivere sostanzialmente di rendita su questo? La risposta è sì, questo lo possiamo fare. E quindi qua quello che dobbiamo fare è soppesare queste due cose qui, ok? Da una parte entrare in un mercato un po' più maturo e quindi iniziare magari a fatturare di più e subito, se il prodotto è un prodotto in trend, ok? Dall'altra parte possiamo capire se un nuovo mercato può essere un mercato possibile per i miei prodotti. Nel fare questo dovrò fare anche una valutazione di economie di scala sul piano fiscale, ok? Ma questo poi ne parleremo nella seconda parte per l'appunto di questo video qui. Capito questi aspetti qua, cosa devo fare? Devo dire, ok, ci sono ricerche o no del mio prodotto in quello stato lì? Faccio un esempio, la colomba, ok? La colomba è un prodotto tradizionale italiano. Si vende qualcosina all'estero?
sì, la si vende, ma è molto tradizionale italiana in uno specifico settore. E quindi magari l'impiego di tempo, l'impiego economico nel forzarsi, nel creare una struttura per vendere magari questo prodotto in determinati stati non ha senso. Magari invece altri prodotti che invece hanno un mercato diverso, hanno un mercato per esempio più ampio e c'è anche un trend all'interno di quello stato lì, può essere interessante. Come si fa a capire tutto questo? Semplicemente allora Amazon ha introdotto questo nuovo strumentino, non so se lo conoscete ragazzi, ma secondo me è una figatona, ok? Non è più ci basiamo sulle statistiche fatte da Jagged Scout, Helium 10, come va Google o Keyword Planner o quant'altro, insomma. No, abbiamo i dati interni di Amazon, qui basterà per appunto cercare, per esempio, non lo so, Zaino, e qui la possibilità di poter vedere, per esempio, Zaino Uomo, clicco, veramente i dati di ricerca di quello specifico prodotto lì e lo ricerco nel marketplace di riferimento, ok? In questo caso qui italiano, riesco a vedere negozi, numeri di prodotti dedicati, numeri di ricerche che sono correlate e poi anche vedete, cioè, statistiche molto molto interessanti sia per creare la mia pagina prodotto sia anche per capire cosa va o non va all'interno di Amazon e poi degli approfondimenti importantissimi che secondo me è il prezzo medio, cioè la parola Zaino Uomo ha un prezzo medio, cioè un prezzo medio di vignette di 28-30 euro, mi dovrò porre il problema che non farò grossi volumi se volessi vendere uno zaino da 200-300 euro su Amazon. Se vendo magari uno zaino ogni 3-4 giorni, per esempio nel mercato italiano come stiamo vendendo adesso, già potrebbe essere una cosa alquanto interessante, insomma. E poi soprattutto l'altro, le altre parti con questi grafichetti super mega fighe per chi è un nerd come me, insomma, da consultare, da vedere e da fare le statistiche. Ma non ci dobbiamo fermare qui, ovviamente c'è sempre il nostro fedele Helium 10, da lì possiamo scovare ad esempio confronti con altre le keyword che sono presenti ad esempio all'interno dei miei competitor. Ricordo ragazzi che per chi fa parte della nostra community noi abbiamo uno sconto del 10% o del 20% per sempre per l'appunto se lo utilizzate e trovate lo sconto per l'appunto in descrizione in questo video qui. Altro tool super mega importante in generale, poco usato magari per chi è abituato alla vendita per esempio su Amazon, ma è molto utilizzato per chi fa e-commerce. Perché è importante? Perché che scrivo qui per esempio un termine di ricerca riesco a vedere dei dati importantissimi, riesco a vedere come le persone cercano questo prodotto, che problematiche cercano all'interno del prodotto. Quindi posso capire se per esempio il mio prodotto risolve o no una problematica, cosa indispensabilissima. Altro fedele sempre strumento è Google Trend, ovviamente capire se ci sono o no dei trend all'interno dello stato si farà capire se o no ci sono delle ricerche, se è in crescita o no, perché magari potrebbe essere che, tornando all'esempio della colomba, potrebbe essere che ci sia un'immigrazione di massa di italiani in Germania e che cercano durante la Pasqua la colomba e capiamo attraverso questi strumenti qua che la colomba venduta in Germania può avere un suo discreto volume che comunque può giustificare il fatto di impegnarsi anche nell'aprire le rappresentanze fiscali lì, le PR e quant'altro. Bene, fatta questa analisi qui, quindi capito se c'è o no mercato, se è interessante o no, poi dobbiamo farci un'analisi noi interna, ragazzi, prima di dire ok, prendo, vado a bomba ad aprire un mercato oppure a vendere un prodotto su Amazon. Qual è? Devo valutare le certificazioni, devo valutare di avere le etichette conformi all'emissione del prodotto nel mercato estero. Non posso fare quello che fanno alcuni, prendo, vado a cannone, sebbene mi va bene, se no mi fermo. No, ci possono essere conseguenze piuttosto importanti, molte anche piuttosto salate. Quindi fate un'analisi, mettetevi prima a posto, cercate di comprare, di verificare per esempio se un vostro concorrente o qualcuno per esempio sta mettendo nel mercato un prodotto similare, valutate in maniera concreta e empirica cosa scrive sull'etichetta, che certificazioni ha. L'altro aspetto è natura fiscale, ok? Devo capire come pagare le tasse in quello stato lì, perché cioè voi state creando un business utilizzando Amazon, non state creando un mordi e fuggi, prendete, andate lì, fate due soldi e poi dopo mollate tutto, chiudete tutto e sperando che non vi becchino. No, questa cosa qua non è assolutamente da fare, perché lo so che alcuni online vi insegnano a fare queste cose, ma non fatele. Ci sono più soldi, per chi volesse anche in maniera concreta, nella creazione del business, nella visione a lungo termine del sistema, ok? Quindi, bene, sedetevi al tavolino col consulente fiscale internazionale o italiano e capite cosa mi serve. Devo semplicemente fare loss, ok?
quindi semplicemente devo fare una dichiarazione, se non sbaglio, trimestrale relativa all'IVA che devo versare all'estero. Come si calcola? Che percentuali ci sono? E come si verifica questo aspetto qua? Non so, per ipotesi, vendo il mio prodotto a una persona che abita in Germania, ok? E il prodotto parte dall'Italia, quindi spedito dall'Italia verso la Germania, che IVA devo pagare? L'ho registrato l'osso oppure no? Devo pagare l'IVA italiana al 22%, l'IVA tedesca al 19%. In questo caso qui devo versare l'IVA al 19%. E quindi ho un 3% in più di margine. Sono conti che devo saper fare per capire quanto margine mi resta. Mettiamo l'ipotesi che volessi, per esempio, andare in Germania, vendere in Germania, devo valutare, ok, faccio la logistica, per esempio, in Germania. Mi serve la rappresentanza fiscale. A chi mi posso affidare? Per esempio, noi abbiamo dei partner che vi dicono quali sono i passi da fare. Fatto questa analisi qui, quello che basterà dopo semplicemente fare è andare sul mio account Amazon e impostare in maniera adeguata la logistica, le logistiche, ok? Se io utilizzo la logistica di Amazon, e connettere le pagine prodotto mie italiane con quelle che vado a creare a livello straniero. In questo caso qui poi cosa succede? Le recensioni si accumuleranno e mi permette di partire con un impulso molto forte e avere magari la possibilità di far subito delle vendite dal punto zero. Bene ragazzi, so che questo video è stato piuttosto corposo, ok? Che ci possono aprire numerose domande su vari aspetti che ho trattato. Scrivetele pure sotto questo video qui, che noi ben volentieri vi risponderemo, vi daremo dei ulteriori chiarimenti. Mi raccomando, cliccate like, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al nostro canale e per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!